Grazie Presidente, grazie a tutti, ai consiglieri presenti, al pubblico. Allora, anche in questo caso, come ben sappiamo, l'amministrazione, sulla base anche dei principi contabili armonizzati e sulle nuove norme che adesso attraversano tutte quante le amministrazioni locali, sia quindi i comuni, ma poi interessano anche le amministrazioni territoriali e centrali, con il nuovo meccanismo di contabilità pubblica, l'amministrazione deve essere sempre più attenta a come impiega le proprie risorse e soprattutto quali sono le coperture che tali risorse come possono essere assicurate tali coperture. Ecco, in questa ottica si inserisce questa ultima variazione di bilancio, la quinta variazione di bilancio dell'anno, quindi diciamo il tema non è il numero della variazione, bensì la capacità che l'ente ha di rispondere alle esigenze che mano a mano si vengono a creare nel corso dell'anno. E quindi le variazioni diventano uno strumento gestionale, soprattutto anche politico, molto importante, perché attraverso questo meccanismo di rimodulazione è possibile recuperare non solo risorse in entrata, ma poi anche destinare tali risorse alle maggiori spese o alle eventuali migliori allocazioni di spesa che si possono fare nel corso dell'anno. Quindi, dicevo, l'ultima variazione, perché sappiamo bene che il 31 luglio è il traguardo semestrale, quindi il traguardo dell'ente in merito alla fase di salvaguardia degli equilibri e nello stesso momento dell'assestamento di bilancio. Quindi si comincia a creare un momento di riflessione su come sono andati gli impegni nell'anno, le spese nell'anno e soprattutto qual è il livello di stanziamento necessario affinché si possa proseguire con l'obiettivo di chiudere l'anno con quel famoso pareggio che tutti ben conosciamo. Quindi, partendo dalla variazione, affrontiamo subito la parte corrente, che si articola esattamente in ben tre punti. Allora, su nota favorevole, che ovviamente ripercorre anche l'approccio che avevo comunicato in sede di approvazione del bilancio di previsione, ovvero l'approccio è stato quello di stimare prudenzialmente molte entrate, abbiamo quindi con quest'ultima variazione individuato maggiori entrate proprio sull'annualità 2017 di Acea. Quindi abbiamo circa 6 milioni e 300 mila euro che provengono proprio dalla performance che il titolo della nostra multi-utility ha avuto, proprio in termini di investimenti e soprattutto di risultati che tali investimenti hanno dato sull'azienda, e quindi il beneficio che ne è derivato al Comune di Roma in quanto socio maggioritario al 51%. La seconda voce interessante, che riguarda sempre, dicevo, la parte corrente, le entrate ordinarie, riguarda il credito IRAP dell'Agenzia delle Entrate, quindi stiamo ragionando nell'ottica sempre del 2017, maggiori entrate per circa 4.253.000 euro, che abbiamo responsabilmente, utilmente impiegato per la definizione agevolata di tutte le cartelle Equitalia. Quindi, come questo beneficio della definizione agevolata della famosa rottamazione è stata oggetto anche diciamo da parte dei privati che hanno potuto beneficiare, dei cittadini che hanno potuto beneficiare di tale facoltà, anche l'ente Roma Capitale, essendo anch'esso un utente in molti casi, ha potuto usufruire del medesimo beneficio, e quindi per usufruire di questo beneficio abbiamo utilmente impiegato queste risorse in compensazione. Poi abbiamo l'adeguamento fondo di solidarietà comunale. Allora, sapete bene che in un'ottica di compensazione, soprattutto sulle quote che sono sottratte alla tassazione da parte dell'amministrazione locale, il governo interviene con un fondo di solidarietà, appunto, un fondo perequativo che ha previsto per l'annualità 2018 un maggiore introito pari
a 1.800.000 euro circa. Quindi queste sono le entrate che hanno caratterizzato un'ottima performance e che vanno nell'ottica della variazione di bilancio. Queste sono le entrate ordinarie. Per quanto riguarda le entrate correnti a destinazione vincolata, abbiamo quindi potuto accertare entrate che sono state rimodulate con il vincolo di destinazione e quindi le relative spese ammesse. Per l'anno 2017 siamo intorno ai 6 milioni e mezzo, per il 2018 traguardiamo quasi gli 11 milioni e per il 2019 rimaniamo in linea con il 2018, quindi circa 10 milioni. Le maggiori entrate sono rivenienti, possono essere quindi ricollegate ai 5 milioni 19 per il triennio derivanti dai proventi della sosta a pagamento, che devono essere destinati appunto ai contratti di servizio per la gestione della sosta e dei parcheggi, soprattutto i parcheggi di scambio, e tutti gli interventi che riguardano la mobilità sostenibile. Poi vi sono altri 2 milioni e mezzo circa che si ripercuotono sempre sul triennio e che riguardano le misure di sostegno per l'inclusione attiva, la famosa SIA, e abbiamo potuto fare questa attività proprio per una comunicazione che ci è stata fatta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Inoltre vengono rimodulati i fondi dal Programma Operativo Nazionale, il famoso PON Città Metropolitane, che ha l'arco temporale è quello chiaramente della programmazione comunitaria 2014-2020 e interessa al Dipartimento Politiche Sociali per 4 milioni e 6 circa sull'annualità 2017 e poi anche all'annualità 2018 e 2020 per ora appunto inserite nella variazione. Sulle spese correnti invece, quindi passando sull'altro lato, abbiamo maggiori spese che sono state finanziate proprio da maggiori che hanno rappresentato un intervento sul servizio di assistenza educativo culturale nelle scuole. Quindi abbiamo garantito una copertura sufficiente affinché tutti i municipi avessero risorse necessarie per far fronte alle esigenze degli alunni iscritti per l'anno scolastico 2017-2018. Stiamo parlando quindi di numero di ore di assistenza che non è inferiore alla media nazionale né alla media di Roma Capitale. Quindi abbiamo cercato di livellare e di migliorare quindi le prestazioni su tutti i municipi, in particolare quelli che avevano una situazione con ore erogate di media inferiore rispetto sia al valore medio di Roma Capitale sia quello nazionale. Sono state poi finanziate maggiori spese per complessivi 3 milioni circa per l'esercizio 2017 e poi sono state finanziate maggiori spese con avanzo di amministrazione vincolato per complessivi 216.000 euro circa. Sono stati accantonati al fondo passività potenziali oltre 3 milioni di euro per il Dipartimento Risorse Economiche relativi appunto alla regolarizzazione di pagamenti senza mandato. E andando oltre, a pagina 7 della delibera abbiamo le economie di spesa. Le economie di spesa hanno riguardato interventi sulla mobilità sostenibile e quindi sono stati finanziati con fondi vincolati ai proventi di sosta a pagamento, i famosi di circa 1.600.000, e sono resi disponibili fondi ordinari per 1.000.000 sull'annualità 2017. Abbiamo poi anche l'operazione di rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti, che ha reso disponibili risorse pari a 1.158.000 euro e spiccioli per l'esercizio 2018 e 115.000 euro e 749 per l'esercizio 2019. Ultimo aspetto, sempre sull'economia di spesa, riguarda l'economia del servizio di editoria e rilegatura derivanti da ribassi d'asta per circa 260.000 euro su un'annualità 2017, che verrà comunque destinata tale economia all'acquisto di arredi per le scuole. Un ulteriore avanzo di gestione va comunque comunicato, che riguarda un importo di circa 850.000 euro che viene destinato
in conto, diciamo, per la sua parte nelle voci in conto capitale. La variazione di parte, quindi la parte in conto capitale, si articola nella delibera in 5 punti. Allora, abbiamo quindi la prima voce che riguarda le entrate vincolate in conto capitale. Allora, queste entrate sono quelle derivanti sull'annualità 2017 dal Fondo Sociale Europeo per il progetto Inclusione Attiva di euro 68.900 per l'acquisto di attrezzature e sistemi informatici di competenza del Dipartimento Politiche Sociali. Sempre a pagina 8 della delibera poi troviamo maggiori spese per l'annualità 2017 derivanti dal contributo dello Stato per il Giubileo relativamente agli interventi per i quali gli uffici non sono riusciti a perfezionare gli atti di gara entro il 31 dicembre 2016 per complessivi 4.272.004. Vi è poi come seconda voce per le spese in conto capitale le maggiori spese finanziate con avanzo di gestione nell'annualità 2017 per complessivi 1.111.000 euro circa. In particolare ci riferiamo all'opera di 260.000 euro relativa all'acquisto di arredi e poi resa disponibile grazie alle economie di parte corrente sempre operate tramite il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa, che ringrazio perché chiaramente nel momento in cui le gare hanno una buona performance tali economie possono poi andare, come abbiamo visto, ad alimentare ulteriori voci di spesa come per esempio gli arredi scolastici, che sono importanti per tutte le famiglie, in particolare per tutti gli alunni. Vi sono poi il finanziamento di altre opere per circa 851.000 euro che è reso possibile dall'utilizzo di quota parte della maggiore entrata relative ai dividendi ACEA. Su questo basta andare a pagina 9 della delibera e trovate la voce riferita. Vi sono poi maggiori spese finanziate con avanzo di amministrazione nell'annualità 2017 per complessivi 37.500.000 circa, di cui quindi 15.000 euro sono destinati all'acquisto di arredi per gli asili nido di competenza del Dipartimento e appunto 37.500.000 di euro circa da finanziare con avanzo di amministrazione derivante da mutuo già contratti nel 2016. Di che cosa ci riferiamo? Ci riferiamo a quei famosi mutui che erano stati accesi nel 2016, che erano serviti per o che si erano richiesti per fare le attività di adeguamento antincendio per gli edifici scolastici e che non hanno trovato nel 2016 il relativo impegno, quindi non erano stati banditi i vari progetti, non erano stati definiti e non era stata bandita la gara. Quindi quest'anno questi 37.500.000 circa vengono riproposti all'interno di questa variazione a copertura di questi interventi, che ovviamente come ne erano necessari nel 2016 lo continuano a essere, se non di più, anche nel 2017. La terza voce, sempre delle spese in conto capitale, riguarda la riduzione di un'opera. Parliamo di 13.000 euro, cioè per la ristrutturazione di impianto sportivo capitolino, il famoso palazzetto dello sport di Viale Tiziano, per cui si rende necessaria, in seguito alla dichiarazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti, la non finanziabilità della quota relativa alla progettazione interna. I dettagli li trovate a pagina 11. Vi è poi penultimo aspetto, la rimodulazione delle opere. Questa rimodulazione riguarda in particolare il piano investimenti 17-19, che è stato reso necessario a seguito del rispetto dei nuovi cronoprogrammi per gli interventi previsti dal programma PON Città Metropolitane, che ricordo traguarda il periodo tra gli anni 2014-2020. Quindi anche qui abbiamo rimodulato le opere proprio per andare incontro alla programmazione europea e ai vincoli di rendicontazione che spettano all'ente. Altro aspetto riguarda la rimodulazione delle opere relative ai mercati. Parliamo di circa 3.238
3.238.000 euro di competenza del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive Agricole, che vengono stralciate quindi dal Dipartimento, ma non è che vengono perse, perché vengono successivamente assegnate ai municipi per le quote dei mercati di competenza territoriale. Sostanzialmente l'intervento sui mercati rurali si trasferisce da una competenza dipartimentale a una competenza territoriale. Ultimo aspetto riguarda le opere finanziate con i fondi privati. Allora, chiaramente parliamo di un allegato al piano investimenti e, secondo le indicazioni che sono state date dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, sono stati inseriti e quindi aggiornati tutti gli elenchi delle opere relative ai comprensori convenzionati, agli ambiti di trasformazione ordinaria, ai programmi di recupero urbano, quindi il famoso articolo 11 della legge 493 del 93, e ai piani di zona che è necessario finanziare con il ricorso ai fondi privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Quindi anche su questo potete trovare dettagli a pagina 12 sempre della delibera. In complesso la variazione ha peggiorato in termini tecnici, i saldi di finanza pubblica per l'annualità 2017 di circa 37.700.000. Ripeto, nel momento in cui si riduce o si peggiora il saldo, in realtà si sta anche migliorando un'altra cosa, che è probabilmente la qualità della vita dei romani, perché intervenire sugli spazi finanziari dell'ente, ridurli il più possibile, vuol dire anche cercare di impegnare tutte le risorse che sono state messe a bilancio. Quindi il tentativo che abbiamo cercato di fare con quest'ultima variazione, penso che sia stato chiaro, sia stato quello di recuperare risorse che non era stato possibile destinare con il bilancio previsionale per il 2017, poiché appunto ne mancava la corretta somma e soprattutto la possibilità di poterli inserire a livello autorizzativo, e dall'altra parte abbiamo tentato, e credo che sia stato una bellissima operazione di coordinamento tra i vari uffici, in particolare i dipartimenti competenti, quindi scuola e sociale, relativamente alle coperture sui territori dei municipi in merito all'assistenza scolastica degli AEC e le relative opere che stiamo cercando di portare avanti proprio nei municipi sulle scuole, quindi gli interventi di prevenzione antincendio e gli arredi scolastici, che sono sempre molto carenti. Quindi questa è un po' l'attività che abbiamo fatto, e ci auguriamo appunto che anche con il prossimo assestamento si possa continuare in questa direzione, proprio per garantire a quei territori delle periferie. Oggi sono stato anche in commissione d'inchiesta proprio sulle periferie, in cui abbiamo raccontato il lavoro che si sta facendo e abbiamo soprattutto evidenziata l'importanza che questa amministrazione sta dando ai territori in merito agli stanziamenti che mano a mano si stanno integrando e aggiungendo rispetto al passato, in merito all'abbattimento molto spesso delle liste di attesa sui servizi per i nostri bambini, ma anche per i nostri cittadini più fragili. Grazie.